settimana importante di scambi di buone pratiche con gli amici ungheresi e austriaci. È una cosa straordinaria perché tre nazioni si incontrano con dei sapori straordinari e cominciamo anche con un brindisi. Pensate, una tisana di lavanda che è ottima. E adesso poi chiedo ad Alberto, che è qui con me, che rappresenta un po' il gruppo e ci parlerà un po' dei due gruppi, che all'interno ci sono parchi, imprenditori, è veramente una delegazione straordinaria di questi due paesi meravigliosi, nostri vicini come l'Austria e l'Ungheria, che abbiamo piacere di averli ospiti questa settimana con noi. Pensate, sono qua per il programma anche dell'autunno in Romagna, cose straordinarie perché queste opportunità di fare scambi di buone pratiche è sempre eccezionale. Albert, un brindisi intanto con la nostra lavanda, un brindisi a tutti quanti e chiedo Albert se ci presenti il gruppo. Mi chiamo Kevin Albert e sono qua in rappresentanza di questo meraviglioso gruppo di studio composto da persone provenienti dall'Ungheria e dall'Austria e siamo qua per conoscere appunto la realtà romagnola, anche perché noi ci occupiamo sul territorio ungherese e austriaco di simili progetti. Abbiamo rappresentanze locali di parchi naturali e ci sono anche numerosi rappresentanti di piccole aziende a conduzione familiare e di produzione di prodotti tipici locali ungheresi. Il territorio, ad esempio, del Parco Nazionale, dei quali abbiamo alcuni esponenti, riguarda e comprende la zona ovest dell'Ungheria e la zona est dell'Austria, del Burgenland austriaco. Anche per noi è molto ma molto importante il fatto di preservare queste zone e di far conoscere al mondo e a persone provenienti dall'estero i nostri tipici prodotti che caratterizzano la nostra regione in Ungheria. Kopekondomerio e sono qui in rappresentanza della direzione del Parco Nazionale del Balatonfelvidék. Noi siamo un parco nazionale, rappresentiamo un parco nazionale abbastanza vasto nella zona nord, a nord del lago Balaton e sul nostro territorio del parco nazionale abbiamo diversi numerosi prodotti tipici. La curiosità è che tutti i nostri prodotti tipici della zona sono brevettati. Abbiamo 150 tipi di prodotti che riusciamo a commercializzare a livello anche nazionale e le persone che vengono a visitarci hanno l'opportunità di provare e di acquistare i nostri prodotti nei diversi centri di accoglimento dei turisti. Ne abbiamo 14 sparsi in tutta la zona del parco. Inoltre vi ho portato qua alcuni nostri appunto prodotti tipici. Diciamo che per la maggior parte noi ci concentriamo sulla lavanda perché abbiamo tantissima disponibilità di lavanda. Inoltre, come potete vedere, c'è anche una piccola presentazione dei nostri salumi locali e di formaggi. Grazie mille per l'attenzione. Sono Emese Burien, vado dall'Ungheria, di un piccolo villaggio, si chiama Estregne. Faccio prodotti tipici di questo, formaggi di vacca, leggermente affumicato, questo tipo è molto favorito anche in Italia tra i miei amici italiani. E poi uso anche prodotti tipici della nostra regione, per esempio semi di zucca e erbe della regione per mettere dentro i miei formaggi. Grazie tantissimo. Mi chiamo Bokos Zsuzsa e rappresento una piccola azienda a conduzione familiare denominata Gyógynövények Völgye. Qua davanti a me potete vedere alcuni prodotti tipici che produciamo nella nostra azienda appunto a conduzione familiare. Realizziamo oli con vegetali e erbe medicinali.
Principalmente, inoltre, abbiamo anche diversi tipi di infusi sempre realizzati con queste erbe. Oltre a questo, ci occupiamo oppure prepariamo anche alcune frutte essiccate, come potete vedere qua davanti. Abbiamo della mela essiccata e delle prugne. Mi chiamo Horvat Norbert e sono qui in rappresentanza della direzione del Parco Nazionale del Fertőhangság. Per il nostro Parco Nazionale è molto importante l'ecoturismo e investiamo tantissime energie appunto su questo aspetto del Parco Nazionale. Inoltre è molto importante per noi anche la protezione ambientale e all'interno del nostro parco comunque ci sono diverse fattorie o diverse aziende piccole a conduzione familiare che preparano tipici prodotti ungheresi. Abbiamo avuto questa meravigliosa possibilità di poter essere qua oggi ospitati dalle fattorie fagioli, oltre ad altri esponenti della direzione del Parco Nazionale, anche alcuni rappresentanti appunto di queste piccole aziendine private che lavorano all'interno del nostro parco. Mi chiamo Krishko Adam e rappresento la Rapcakevi Krishko Sojt, la nostra azienda di produzione del latte, quindi un piccolo caseificio a conduzione familiare. Ti ho portato un formaggio a pasta semidura. Mi chiamo Zino Ferenc e sono qui in rappresentanza del Dunaszigeti Zöldség Közösség. Anch'io un'azienda a conduzione familiare e non faccio altro che occuparmi della produzione di articoli di ortofrutta. All'incirca riusciamo ad approvvigionare 50 famiglie a livello annuale. Per noi è molto importante il fatto di riuscire a fornire a queste famiglie cibi di una certa qualità, che abbiano certe caratteristiche e siano salutari, frutta, ortaggi e verdure biologiche. In questo meraviglioso gruppo con il quale siamo qua oggi ci sono anche degli amici austriaci, rappresentanti ed esponenti di un parco nazionale. Mi chiamo Thomas Böhm e sono qua a rappresentare la compagine austriaca per quanto riguarda un progetto di cooperazione che abbiamo fatto insieme agli amici ungheresi. Come potete vedere abbiamo un cider fatto di mele che viene prodotta da una delle aziende. Abbiamo uno sciroppo di mele, ho portato alcune bottiglie di vino tipiche del nostro territorio. Inoltre ho anche un libricino di ricette dove potete trovare appunto le ricette di alcuni piatti. Inoltre si trova anche la descrizione tipici della nostra zona appunto dell'Austria dell'Ovest. Cari amici, che dire, dopo aver assaggiato e degustato i prodotti che hanno portato gli amici austriaci e ungheresi, devo dire che il mondo rurale non ha veramente debolezza, è una grande, grande risorsa. E voglio ringraziare tutti gli amici che sono qui con noi. Poi vedete come hanno presentato i loro prodotti, l'amore che hanno per i loro prodotti. Quindi questa gente qui lavora veramente con il cuore e con la testa. Quindi è una cosa importante perché il mondo rurale è vivo, il mondo rurale ha questa espressione proprio di dire vieni da noi per star bene. Il mondo rurale è veramente la nuova frontiera dello sviluppo economico sostenibile. Ringrazio Alberto e un grande, grande saluto ad Alberto e gli lascio la parola per farci anche lui un saluto. Grazie mille per l'opportunità che ci hanno fornito gli amici italiani, che in futuro questa opportunità di incontro ci possa aprire nuove vie e nuove possibilità per fare progetti in comune. Un ringraziamento naturalmente va a Emanuele che il grande lavoro che ha fatto nella traduzione per portare avanti un po' questo gruppo e a Renata, alla carissima amica Renata perché è una persona straordinaria che fa piacere collaborare con lei, sempre impegnata, sempre disponibile e credo che il mondo rurale abbia bisogno proprio di queste persone che lavorano con tanta passione e tanto entusiasmo per vincere le nostre sfide del futuro.